perché siamo usciti dalla Coppa, insomma. Quindi ci spiace perché, come avevo detto nei giorni precedenti, ci serviva anche giocare gare impegnative anche per andare in una condizione migliore, e ci spiace, però dobbiamo guardare il lato positivo, secondo me. Lato positivo che abbiamo fatto, alzo un po' la voce. Il lato positivo che abbiamo fatto, secondo me, è un primo tempo dove abbiamo dominato e purtroppo lì dovevamo fare gol, perché sapevamo che 90 minuti in questo momento non li abbiamo, ma non li ha nessuno, e sono partite che poi si complicano perché non mi sembra che il Serenio si abbia mai impensierito, e noi non siamo riusciti a metterla nel binario giusto, perché andando in vantaggio subito la partita sarebbe stata diversa. Non siamo stati bravi, ma siamo stati anche un pizzico sfortunato sulle due traverse, un palo mi sembra, purtroppo è andata così. Poi i rigori sono un terno al lotto, nel senso che si può sbagliare. La distribuzione poi di calcio, le due posizioni sono, si vedeva che mancava una punta da supporto, e mentre la seconda, non so chi li prese d'aiuto, è che in prospettiva, magari è questo come hai detto te, probabilmente lo fa testo, questa è una squadra che per la Lega Pro penso sia abbastanza vista oggi, può essere che sbagli, che è prematuro, però vista oggi mi è sembrata una squadra senza tanta gamba. No, sì, io non sono d'accordo, però ripeto, al 31 di luglio non si può avere la gamba, non si può, se no vuol dire che non si è lavorato. Noi abbiamo lavorato come molte squadre, io ho visto anche altre partite, non è normale che ci sia una grande flessione negli ultimi 25, mezz'ora, che d'altronde nessun giocatore aveva fatto 90 minuti interi, quindi è normale che farne 120 in questo momento non puoi pensare di avere una gamba brillante. Questo è il mio pensiero, se lei la vede un po' in maniera diversa. No, insomma, l'impressione, ripeto, posso sbagliarmi, non è che l'impressione ha avuto oggi, è questo per sicuro, però è stata questa, insomma, ovviamente, che... Ma secondo me abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi... Ripeto, prendere tre pali, avere due o tre situazioni dove il portiere è stato bravo, dove non siamo stati bravissimi a concludere, con una squadra completamente chiusa, con tutti i giocatori sotto la linea della palla, secondo me abbiamo fatto bene. È normale che in queste gare, se hai anche una soluzione diversa, è sicuramente un vantaggio. Noi invece in questo momento, purtroppo per l'infortunio di Altiniere, per Germinale, che è un altro attaccante che non abbiamo in questo momento, abbiamo fatto fatica perché non avevamo una soluzione diversa, questo sì. Però ripeto, io sono fiducioso perché secondo me la squadra ha fatto bene.